Il buddismo si diffuse in Giappone verso la metà del VI secolo e portò alla creazione di opere grandiose. Gli scultori conosciuti con il nome di Bushi, maestri buddisti, realizzarono straordinarie statue raffiguranti il Buddha, ma anche divinità, guardiani e altre figure. Tra queste opere saltano alla nostra attenzione i Nio, guardiani induisti benevoli che, secondo alcune fonti, accompagnarono Buddha nel suo viaggio attraverso l'India al termine della sua vita. I Nio erano divinità indù che furono adottate dai giapponesi e raffigurate in coppia, spesso collocate all'ingresso dei templi buddisti come protezione del male. Le più belle statue Nio sono quelle realizzate da Unkei, morto nel 1223. Questo artista fu a capo della scuola di scultura buddista Kei di Nara, allora capitale del Giappone. Visse durante il periodo Kamamura, quando il Giappone era governato dagli shogun, e fu l'artista più influente della sua epoca. Le sculture di Unkei hanno un nuovo realismo eroico e dinamico che influenzò poi tutte le statue buddiste giapponesi. Soffermiamoci sui due guardiani scolpiti da Unkei e situati davanti alla grande porta del sud del tempio Todai-ji a Nara. Alte oltre 8 metri e pesanti circa 7 tonnellate, sono splendide e terrificanti sculture in legno, forse le più belle realizzate dall'artista. Ci troviamo alla presenza di muscolosi guerrieri con vene sporgenti, volti paffuti e floridi, pose dinamiche, immagini di forza. Unkei, aiutato da un altro grande scultore, Kaikei, e da assistenti, ultimò le opere in soli 2 mesi. L'artista utilizzò la tecnica Yoseji, che prevede di scolpire separatamente le singole parti di legno per poi assemblarle insieme. Come vuole la tradizione, la figura destra dell'entrata appare con la bocca aperta per simboleggiare l'inizio di ogni cosa, mentre il guardiano di sinistra ha la bocca chiusa, per rappresentare la fine di tutto. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!